svolta domenica 9 aprile alle 18 presso la chiesa di San Pietro in Alcantara di Villa Campanile, La Passione, scritta dal grande poeta Mario Luzzi, recentemente scomparso. Si tratta della prima rappresentazione messa in scena dopo la morte del poeta. Il monologo è stato affidato a Simone e Gianfilippo Migliorini. Gli altri interpreti sono Andrea Pucci, Giulio Ricci, Eva Bartoli, Francesca Signorini e Gianna Sabatini. Il testo fu scritto su commissione di Papa Giovanni Paolo II per la Pasqua del 1999. È un testo di forte tensione emotiva, un'altissima meditazione sull'incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù, rivolta ai laici e credenti. Il monologo si dipana in corrispondenza con le stazioni tradizionali di Via Crucis e con i passi evangelici che lo raccontano. Il testo è strutturato contrapponendo all'originale ispirazione di Luzzi i brani delle sacre scritture ai quali l'autore si è appoggiato, partendo dal bacio di Giuda fino alla resurrezione. Ma vediamo il servizio. Che sta per accadere, che per te non sia già stato? Che cos'è questo sgomento? C'è nel tempo qualcosa che mi affligge. Il tempo è degli umani. Per loro lo hai creato. A loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle. Il tempo lo conosci, ma non lo condividi. Io, dal fondo del tempo, ti dico, la tristezza del tempo è forte nell'uomo, invincibile. Aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbì! E lo baciò. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, rispose Gesù. Sono ora padre in balia degli uomini a cui tu mi hai mandato. Che fare? Io li ho amato. L'amore ha molte forme, tutte le ho provate e fatte ardere. Mi misero indosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella testa. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve, re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggere. E lo costrinsero a prendere la croce di Gesù. Sono caduto sotto il peso. Hanno dato a portare il nostro Signore Simone di Cirene. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: oh, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, chi avverrà per il mio secco? Il non presente, il non essente, o è un inganno della veduta umana ciò che io impaurito ti confesso? Devo io portare la vita dove la vita è assente e portarla con la mia morte? E questo è il prezzo, questo supplizio. E così, padre, io vanamente ti tormento,